Direi chiamerei subito Anna Maria di dire due parole e poi andiamo subito in mega stage, perché le cose da dire sono veramente tante. Ma in realtà dirò effettivamente solo due parole. Benvenuti a tutti, grazie soprattutto alla professoressa Holmberg per avermi permesso di condividere queste due giornate di studio per il mio insegnamento. Saranno due giornate veramente appassionanti, con degli oratori veramente eccellenti che ci accompagneranno in questo viaggio, questa storia impossibile, ma che è anche un viaggio bellissimo che approderà a un punto che già noi intuiamo. Che dire, grazie a tutti per essere qui e non rubo tempo alle relazioni. C'è Fernando Panzera. Avevamo pensando, venendo qui in macchina, di coinvolgervi molto brevemente anche voi personalmente all'inizio. E vi spiego, e spero di parlare per tutti i relatori delle due giornate, perché ci è venuta in mente questa tematica. Perché ci sembra sempre più importante chiarirsi le idee su questa domanda che per sé sarebbe così semplice, ma alla quale però non si è riuscita mai a dare una risposta convincente, che è: quando comincia la psiche umana, quando si origina con la psiche umana in fondo la personalità, perché appunto oserei dire, se non c'è un pensiero, ma non inteso come pensiero cosciente, verbale, sia chiaro, ma qualche attività appunto mentale, è difficile parlare di persona, di appunto di essere umano già veramente tale. Quindi questo quesito è una cosa che ci interessa molto. La prima relazione appunto del dottor Panzera si occuperà quindi di una tematica che cerca di capire come nella storia, almeno dell'Occidente, questa tematica è stata affrontata. Bisogna dire però che questa prima domanda, quando è che si origina la psiche, si lega immediatamente a una seconda domanda: una volta che la psiche è formata, che caratteristiche ha? Si lega molto alla domanda, ma questa psiche umana originaria, come è caratterizzata? E nascono tutte queste domande: noi nasciamo cattivi? C'è una violenza insita nell'essere umano? Oppure il neonato ha una capacità di rapportarsi che non è per nulla pazza? Cioè, questi sono dei quesiti molto importanti per molti di voi che vogliono occuparsi di bambini piccoli, ovviamente è un quesito interessante. E il dottor Panzera cercherà nella prima ora di raccontarvi come l'insieme di questi due quesiti è stato affrontato nella storia appunto della nostra cultura occidentale. Quando nasce la psiche e questo bambino che caratteristica ha? E vedremo che è un quadro storico abbastanza sconsolante. Okay. Poi faremo una pausa, perché insomma, è un discorso ovviamente abbastanza, diciamo, prolungato, giustamente, e dopo una pausa ci occuperemo di quello che gli autori psicoanalitici, quelli che cercavano cioè di studiare le dinamiche inconsce dell'essere umano, hanno detto su questa duplice tematica: quando comincia la psiche e caratteristiche ha. E abbiamo due relazioni estremamente interessantissime. Uno tratta sia il pensiero di Freud, ma soprattutto messo in contrappunto a un libro che all'epoca fece abbastanza scandalo, che è Il trauma della nascita di Otto Rank. E poi la seconda relazione della seconda parte della giornata si occupa invece del pensiero di Melanie Klein. Magari molti di voi hanno già studiato pedagogia o hanno delle nozioni di psicologia dinamica, ma penso sia un ripasso che non è soltanto un ripasso, ma che aggiunge anche una lettura critica che non si trova facilmente altrove. Però prima di cominciare, e come dire, so che non sarà proprio un campione statisticamente del tutto rappresentativo, perché vedo moltissime facce amiche e ringrazio molto che siete venuti, volevo chiedervi una piccola collaborazione. Prima di sentire
laggiù a quando secondo voi comincia la vita umana, e poi quello che secondo voi è l'idea, quali siano le caratteristiche di questa realtà originaria. Cioè, queste due cose, ma probabilmente sportivamente, senza fare sforzi filosofici chissà come. Non mettete il vostro nome, mettete soltanto il vostro sesso e la vostra età, perché con questo magari poi ci dà una bella idea di studiare come punti di partenza, come voi pensate. Se non ci avete mai pensato, scrivete la prima cosa che viene in mente, potrebbero avere un'idea come la pensate un pochino. Prima domanda: quando è che secondo voi che comincia la vita umana, la psiche umana? E la seconda è, come dire, questa psiche umana originaria, che caratteristica ha? Ci prendiamo soltanto 5 minuti e il collega ci perdonerà perché non ci dà l'occasione. Quando avete fatto, come dire, magari andiamo rapidamente a raccoglierlo e poi cominciamo con le lezioni. Sull'educazione dei bambini, era una frase che ogni infanzia è una guerra, cioè intesa come una guerra contro il bambino, per educarlo, per renderlo veramente umano, un nazista. A voi sì. Il dottor Pazzera. Grazie moltissimo. Insomma, la presentazione già ha raccontato molte cose, ha introdotto benissimo tutto il mio discorso, quindi sarebbe quasi superfluo, insomma, questo piccolo preambolo che io ho fatto. Comunque, più o meno, insomma, credo che può essere utile comunque riproporvelo per una cosa precisa. Io ho cominciato dicendo che c'era ovviamente nel titolo un paradosso, e che questo paradosso oggi è da considerare tale, ma 40 anni fa questa impossibilità non sarebbe stata solo un'ipotesi, sarebbe stata una realtà ben definita, perché ritengo, anzi direi che sono abbastanza sicuro di questo, che fino a 40 anni fa, cioè fino al 1971, di nascita e della nascita umana non si era veramente mai parlato, o se ne era parlato solo in termini molto approssimativi. Quindi, anticipando un po' quello che poi sarà tutto il discorso che faremo, io cercherò di evidenziare come c'è stata sempre una grandissima difficoltà e direi una violenza proprio nell'avvicinarsi al concetto di nascita fino appunto al 1971. In quell'anno è stata fatta poi una scoperta fondamentale su cui torneremo, evidentemente ne parleremo meglio. In tutta la nostra cultura la parola nascita, come potete immaginare, è stata sempre utilizzata facilmente, ma vedremo come è stata utilizzata solo per riferirsi non a un evento psichico relativo a chi è interessato alla nascita del neonato, è stata utilizzata per parlare della dinamica del parto, come un evento biologico, come un fatto assimilabile al parto degli animali. Questo fatto farà sì poi in varie culture che la nascita, l'evento della nascita, verrà staccato dalla comparsa dell'identità. La nascita è un fatto biologico, l'identità umana, questa realtà umana di cui parlava Anna
che da qualche parte dovrà pur venire, l'identità umana verrà staccata dalla nascita e legata ad eventi del tutto indipendenti, di cui parleremo, lontani e indipendenti dalla nascita. Quindi questo determina una confusione terminologica e concettuale molto grande tra una serie di parole e di concetti, per cui si parla più o meno confusamente, a volte indiscriminatamente, di vita, di nascita umana, di identità umana, di vita umana, senza che queste parole abbiano una loro definizione. E questo determina che le persone, gli esseri umani coinvolti in questo evento, che sono la donna e il bambino, subiscano questa grandissima confusione. Noi parleremo quindi di tutto questo dal punto di vista in particolare poi di quella della persona che più di ogni altra è interessata, che è poi il bambino, e sosterremo che l'identità umana inizia proprio con una attività psichica specifica del neonato, cosa che toglierà agli uomini questa onnipotenza di collocare questo evento e di determinarlo a loro piacimento. Vedremo che nella storia si è sempre pensato di dover intervenire su questa identità del bambino per formarla, determinarla, plasmarla in vario modo, come se non avesse nulla. Per un'ulteriore precisazione voglio farlo in questo senso. In tutto questo lungo percorso che io farò con un po' di onnipotenza, parlerò di 2500 anni di storia, insomma, in un attimo, come se nulla fosse. In tutto questo percorso, partendo da queste premesse, noi non troveremo nulla che parli esplicitamente di nascita, nessuna concettualizzazione o affermazione, se non per quel che ho detto, per parlare di un discorso materiale, fisico. Quindi ci avvicineremo a quello che si pensa della nascita per vie indirette, cioè partendo dalla condizione dell'infanzia, dalla condizione della donna e quello che può riguardare il neonato in generale. E quindi parleremo, questo discorso lo porterò avanti articolandolo in due momenti: uno più legato alla coscienza, e qui cercherò di raccontare i dati storici, gli scritti, le leggi eventualmente, e un'altra osservazione un po' più difficile riguarderà invece quello che può essere un pensiero non espresso, dedotto da reazioni che ci possono essere su questo evento che è la nascita. Comincio subito a parlare a questo punto della Grecia antica, ricordando e precisando che la scienza, l'arte e la filosofia greca hanno avuto un impatto sulla nostra cultura e su molte culture enorme. La cultura greca ha dominato praticamente incontrastata sia nel campo scientifico che artistico fino a tutto il Rinascimento, e ancora oggi influenza molti orientamenti di pensiero. E quindi, partendo da questo discorso, che poi ritroveremo in tutto l'excursus che farò, cominciamo a occuparci di quella che è la realtà della Grecia antica. E qui parto con le slide, ecco qua. Allora, noi possiamo vedere che se ridimensioniamo un po' l'esaltazione con cui ci hanno sempre raccontato questa cultura, il quadro che invece a un'osservazione più attenta emerge è di una violenza veramente agghiacciante. Nei miti, nella teogonia di Esiodo, che è del 700 a.C., noi vediamo che il mondo, e quindi tutta la storia dell'uomo, inizia con una serie di delitti terribili. Facendo un riassunto velocissimo, il caos genera Gea, detta Gaia, insomma la Terra, che si accoppia con Urano, che ha generato lei stessa, quindi si accoppia con suo figlio. Urano non sopporta la creatività di Gea, la faccio insomma, sto ovviamente sintetizzando, e rimette nel ventre materno i figli che ha avuto da Gea. Gea riesce a nascondere uno dei figli, che è Crono, e Crono, con l'aiuto della madre, evira il padre. Dopodiché Crono si unisce con una sorella, quindi un altro incesto, ma spaventato da una profezia, ingoierà tutti i suoi figli di loro. Ancora una volta Rea riesce a salvare uno dei figli, che è Zeus, e Zeus eliminerà a sua volta il padre. Dopo averlo costretto a vomitare tutti i figli.
Da quel punto, insomma, vedete che è un quadro abbastanza pesante. È la famigliola. Però ricordatevi che per quanto noi ci siamo letti, sia capitato a tutti di leggersi la mitologia greca come una bella favoletta, ma insomma guardando un po' meglio la mitologia, come tante favole peraltro, la violenza che c'è dietro è incredibile. Comunque Esiodo dice che poi con Zeus arriverà un ordine discutibile, perché vedremo questo ordine come verrà riportato nelle leggi umane. Quello che osserviamo certamente è che in particolare i nuovi nati, i bambini appena nati, sono considerati dei nemici potenziali, sono visti con un grandissimo sospetto, in particolare proprio dal padre, il quale padre tenta di disfarsene in ogni modo. Evidentemente i figli sono considerati dei potenziali nemici che bisogna rendere inoffensivi prima che siano troppo forti e troppo capaci. C'è un libro che ho letto, molto carino, che è Padri e figli nella Grecia antica, dove questo discorso è sintetizzato in questo modo. Nella Grecia antica la contrapposizione adulto-minore fu più forte e più sentita di quella tra uomo e donna, tra schiavo e padrone, tra greco e barbaro. Cioè lo scontro tra il neonato o comunque il bambino e l'adulto, in particolare il maschio adulto, era violentissimo. A conferma di questo assunto andiamo a vedere un po' la tragedia greca. La tragedia greca, dopo due secoli, attorno al 400-500, ci racconta con Sofocle la storia di Edipo, proprio la più conosciuta delle tragedie. La storia di Edipo verrà considerata molto più avanti un paradigma del destino umano, cioè quello che è il destino che attende in qualche modo tutti noi. Nonostante questo, in quella storia c'è un tentato infanticidio, un parricidio, un incesto, un suicidio e altre amenità che non sto qui a dire, e soprattutto la tragedia racconta come tutte queste cose tremende siano nascoste in una vita apparentemente normale. Questa è una cosa che poi noi ritroviamo facilmente anche nelle cronache, dove ci viene raccontato che il vicino di casa, che fino al giorno prima non aveva nulla di particolare, fa cose terribili, e ci spiegano poi molti colleghi purtroppo che questo fa parte della natura umana, perché tutti noi possiamo fare cose terribili, cosa che poi era, che Edipo, che Sofocle aveva in fondo raccontato diversi secoli prima. Quindi la tradizione, la letteratura, se volete ci possiamo mettere anche il mito del ciclope, no? Il ciclope Polifemo che mangia solo latte e a volte si nutre di carne umana, come se fosse un neonato al seno, per l'appunto, come ci ha detto un collega, ci aveva suggerito un collega veramente bravo. La tradizione e la letteratura, passando per Esiodo e per la Grecia classica, considerano il neonato un'entità pericolosa. D'altra parte tutto questo discorso verrà poi sostenuto e consolidato dalla filosofia greca, cioè proprio un pensiero strutturato e organizzato che, come ho detto, influenzerà tutto il nostro mondo. Qui possiamo vedere un piccolo brano di Platone, e come potete vedere nella slide, quello che i miti forse ingenuamente avevano anticipato viene ben definito dal filosofo. Platone dice che il bambino è un animale che però poi raggiungerà il suo ideale platonico di purezza con l'educazione, un'educazione di cui parlerò più avanti, che ha molti lati oscuri. Finché è bambino, l'essere umano non ha in verità nulla di umano. Poi con la filosofia, con la sapienza e con l'età adulta si libererà da questa animalità. Andando avanti molto velocemente, consentitemelo, con Aristotele, non troviamo noi sostanzialmente cambiamenti significativi. Di Aristotele io vi farei vedere l'idea che lui ha della generazione. Sapete che questo concetto di generazione animale è stato poi un caposaldo per lunghissimi secoli. Nell'idea di Platone, intanto la donna non esiste, praticamente non conta nulla, è un terreno in cui l'uomo deposita il suo seme, il seme che è parte di se stesso e quindi che la donna fa crescere come un campo ben arato,
E in base a questo principio, il figlio che poi nascerà sarà soltanto una parte del padre. In base a questo il padre ha un potere assoluto, lo considera, il figlio non è né più né meno che un servo nei confronti del padrone, quindi non conta nulla. E solo, anche per Aristotele, solo molto dopo, con la maggiore età, sarà a pieno titolo un uomo e un cittadino. Questa cosa poi viene confermata dalle leggi. Le leggi che regolano i conflitti sociali sono coerenti con questo sistema, con questo pensiero, e se, la cosa è dimostrata che, insomma, un piccolo esempio di questo può essere il fatto che, riportandoci per esempio allo scontro tra Laio ed Edipo, nella legge, per la legge greca, tra colui che tenta di uccidere il figlio e il figlio che tenta di difendersi, concretamente proprio, la legge parteggia assolutamente dalla parte di Laio, dalla parte del padre, perché il padre ha diritto di disporre il figlio come vuole, il figlio non può neanche difendersi da questo. Quindi i figli erano proprietà del padre, l'abbandono dei figli conseguentemente non configurava nessun reato. Allora, che cos'era un neonato in questa civiltà? Allora, un neonato, se era maschio, se era un figlio legittimo, vedremo che sono pochi figli legittimi, perché la maggior parte sono di altro genere, se era sano, era la garanzia per la famiglia, per la città, di poter trasmettere e aumentare sia i beni che il potere della famiglia e della città. E quindi è la sicurezza per il padre di essere assistito nella vecchiaia, era una specie di pensione per la vecchiaia, perché l'obbligo di assistere i genitori era stabilito per legge, quindi era sostanzialmente un investimento. Quindi un erede è un difensore della polis e dell'oikos, la città e la casa. In nome di questi doveri la città e la famiglia investivano però per questi pochi eletti grandi risorse per l'educazione, gli facevano palestre, scuole, pedagoghi, e il compimento poi di tutto questo percorso era ai 18 anni con dei rituali di iniziazione. Quindi il bambino, il neonato, non aveva alcuna identità, tanto che prima del 10° giorno addirittura il bambino non aveva nemmeno un nome, e solo dopo essere riconosciuto poteva essere protetto. Addirittura i greci erano così sospettosi verso i propri figli che anche l'allattamento era considerato una cosa non troppo giusta, perché stabiliva un rapporto troppo stretto tra madre e figlio, e dunque i ricchi che potevano davano i figli a balia e poi li affidavano a un istitutore e li tenevano lontani dalle madri. I figli dovevano essere allevati il più possibile fuori di casa. Adesso dovremmo però cercare di capire quello che succedeva agli altri bambini, alla grandissima maggioranza dei bambini, che erano gli illegittimi, i figli delle schiave, delle concubine, delle straniere, e anche figli legittimi non riconosciuti, che di fatto diventavano illegittimi. Questi avevano una sorte assolutamente diversa. I malformati erano assolutamente eliminati senza nessuna preoccupazione, non c'era proprio da discutere per loro, perché non erano utilizzabili per nulla. I figli legittimi e quelli non riconosciuti, se non erano esposti, cioè abbandonati in un posto qualsiasi, non avevano alcun diritto civile, non potevano ereditare e non potevano contrarre matrimonio, e quindi avevano un destino simile a quello degli schiavi, perché potevano essere venduti oppure essere destinati ai lavori più umili o esposti. Con questa precisazione che ci sono testi che documentano come in fondo poteva essere conveniente in una famiglia abbastanza ricca, piuttosto che spendere soldi e rischiare di perderli allevando un bambino, lasciarlo perdere, abbandonarlo e comprarsi uno schiavo di 7-8 anni che già poteva lavorare. Questa era una pratica abbastanza comune. Ancora peggio andava alle femmine. Le bambine erano assolutamente considerate una sfortuna, perché bisognava dargli la dote, e quindi le famiglie con più di una figlia femmina erano rarissime, non perché non nascessero femmine. Le donne dovevano subito occuparsi delle faccende domestiche ed erano praticamente recluse dentro casa fino a che verso i 12 anni venivano date in moglie a qualcuno scelto dal padre. Più o meno, ecco, qui c'è una citazione di un poeta greco del III secolo che, insomma, dice molto bene quello che era il pensiero dei greci sulle donne. La donna in questa società ha solo doveri. Se è ricca saranno doveri un po' più leggeri, perché si occuperà degli schiavi
dell'economia domestica. Se è povera dovrà faticare di più, ma comunque ricca o povera non hanno alcun diritto. Per concludere questo discorso sulla Grecia, affronterò un tema abbastanza pesante, che è il discorso su una pratica tanto diffusa quanto violenta nella Grecia antica, che era la pedofilia. Questa cosa è stata esaltata moltissimo sia dai letterati che dai filosofi greci, come se fosse un rapporto che poteva avere una valenza formativa ed educativa, soprattutto quando si svolgeva tra maestro e allievo. Ma intanto precisiamo che la legge puniva chi costringeva a un rapporto minore non consenziente, e puniva anche chi costringeva il rapporto minore di 12 anni. Questa cosa, eppure sembra una piccola limitazione, va detto che valeva comunque solo per i figli legittimi, non contavano né gli illegittimi né gli schiavi, e quindi questa pratica in verità c'è da pensare che fosse molto molto diffusa, la pratica della violenza sui minori, tant'è che le famiglie ricche facevano accompagnare i figli quando uscivano di casa da un servo o da un pedagogo, perché temevano aggressioni sessuali. E per quanto riguarda la relazione tra maestro e allievo, io credo che bisogna considerarla come un punto finale di un'educazione estremamente violenta, che aveva un fine ben preciso, che era quello proprio di eliminare ogni vitalità e ogni fantasia di queste persone, perché questi ragazzi, che poi sarebbero diventati adulti e cittadini, dovevano diventare razionali, violenti, freddi, cinici, dovevano diventare capaci di arricchire la città e la famiglia secondo i metodi che loro venivano insegnati. Un'ultima obiezione, chiudo il discorso sulla Grecia, sarebbe questa: un'obiezione si può fare a questa mia visione piuttosto cupa di questo mondo. L'obiezione è che forse era difficile in quei tempi legarsi affettivamente a un neonato, perché c'era una mortalità, c'era tantissime difficoltà nell'allevare un bambino, e questo è certamente un pensiero accettabile. Però si può dire che questo mondo, questa violenza, non era poi universalmente diffusa, perlomeno nel bacino del Mediterraneo. C'erano civiltà che, avendo condizioni di vita analoghe, in verità avevano un atteggiamento verso i bambini e verso le donne, e questo noi lo troveremo sempre, dove le donne hanno più diritti anche i bambini ce li hanno, e viceversa, dove ce l'hanno i bambini anche le donne sono più accettate. C'era una società in cui questa violenza non era assolutamente presente. Parlo per esempio degli egiziani, che accettavano tutti i bambini, anche allevavano tutti i bambini, la pratica dell'abbandono non esisteva, e come ho detto anche le donne erano considerate, avevano una considerazione molto maggiore. Chiudo questa prima parte con questa immagine molto forte di Goya, che però io credo racconti abbastanza bene qual era poi l'essenza di questa antica cultura, che comunque ha avuto un peso grandissimo sulla nostra civiltà, come se ci fosse stata proprio una chiusura, uno scotoma, un cancellare tutte queste dimensioni per esaltarla per altri aspetti che insomma saranno su cui bisognerebbe a lungo discutere, cominciando dall'uso della ragione, dall'esaltazione della ragione. Passando oltre, arriviamo alla città, a Roma antica. Non c'è moltissimo da dire su Roma antica, perché Roma fu sostanzialmente influenzata quasi culturalmente in un modo grandissimo dalla cultura greca. Anche qui l'abbandono dei figli era un fenomeno frequentissimo, che qualcuno calcola fino al 40% la percentuale dei figli abbandonati. Il padre aveva diritto di vita e di morte assoluto, come in Grecia, su tutta la famiglia, sui figli e anche sulle donne della famiglia. Anche qui le femmine erano considerate una sfortuna, e quindi anche qui le figlie femmine erano pochissime.
Riguardo al riconoscimento, probabilmente lo conoscete, veniva deposto il bambino, il neonato, ai piedi del padre. Se il padre lo sollevava, era accettato e sarebbe stato allevato, altrimenti sarebbe stato abbandonato alla colonna lattaria, la chiamavano così, era un posto. Sì, se no, vabbè, ovviamente la colonna lattaria era già una fortuna. Romolo e Remo sono stati messi in una cesta e abbandonati sul Tevere, anche se poi hanno fondato Roma. Gli schiavi e gli illegittimi non godevano di nessun diritto. Quindi la situazione è del tutto simile a quella greca. Questo è fondato su un pensiero di fondo che i romani hanno assorbito proprio dai greci. Il pensiero di fondo era che il bambino non avesse una sua identità, anzi i romani avevano sviluppato delle pratiche alquanto astruse in base alle quali loro dovevano proprio plasmare addirittura non solo il carattere del bambino, ma addirittura il corpo del bambino. Il neonato doveva essere massaggiato, tirato, allungato, in modo che il corpo assumesse una forma conveniente. E poi veniva fasciato con fasciature rigidissime, che per inciso arrivano fino a tutto l'Ottocento e buona parte del Novecento. Il senso era questo: i bambini erano esseri informi che senza la fasciatura si deformavano, si sfasciavano, quindi dovevano essere contenuti, che altrimenti crescevano male. Tutto questo, insomma, i romani lo facevano per rafforzare il bambino. Aggiungeteci bagni freddi e grandissima parsimonia in ogni manifestazione d'affetto. Le poche manifestazioni di affetto che troviamo, magari nelle iscrizioni, sono sempre rivolte a bambini più grandi e a quei pochi che sono stati accettati. Dobbiamo sempre ricordarci che la grandissima maggioranza, per un bambino amato, accettato, tantissimi erano del tutto abbandonati a se stessi. Non c'è nessun cambiamento per lungo tempo fino a Costantino, l'arco di tempo della vita di Costantino è tra il 260 e il 337. Costantino e il cristianesimo modificano in parte questa situazione. Ora, dobbiamo fare subito un'osservazione: se è vero che con il cristianesimo, con Costantino, cambia qualcosa nella tutela legale, su questo dobbiamo essere precisi, dei bambini, con questo cambiamento però comincia una specie di strana divaricazione. In Grecia abbiamo visto che le leggi erano coerenti col pensiero diffuso, il senso comune. Invece, con l'avvento del cristianesimo, c'è una specie di spaccatura. Le leggi, molto lentamente, fino al 1700, fino al codice napoleonico, fanno dei piccoli passi per difendere i minori e i neonati. La realtà sociale, in verità, non si modifica quasi per nulla. C'è una scissione, in questo senso, quasi una schizofrenia. Per cui mortalità, sfruttamento, violenza, insomma, condannate formalmente, in verità non diminuiscono. Avremo degli esempi molto evidenti di questa cosa, ma ne parleremo più avanti. I cambiamenti di cui parlavo sono questi sostanzialmente. Uno è quello di Costantino, attorno al 320, che istituisce la pena di morte per quelli che uccidono i figli. E l'altro, ancora più importante, perché Costantino non punisce l'abbandono del figlio. L'altro invece ancora più importante è quello di Giustiniano, che nel suo codice giustinianeo sanziona sia l'abbandono che l'infanticidio, anzi equipara l'abbandono all'infanticidio. La cosa notevole è che per la prima volta nella storia il bambino è una persona giuridica, cioè è un essere umano. Questo potrebbe essere considerato un grandissimo passo, però in verità noi non possiamo dire ancora in quell'epoca in base a che cosa diventasse umano, o forse lo diremo più avanti, insomma, in base a cosa diventasse umano il neonato. Di certo questo non avveniva con la nascita, perché vedremo che questa umanizzazione del neonato è legata all'introduzione da parte del pensiero cristiano del concetto di anima, che entra, che arriva, viene mandata direttamente dalla divinità nel neonato ben prima della nascita. Quindi questo piccolo cambiamento di Giustiniano rispetto al nostro tema non cambierà granché. Vediamo allora che cos'era l'essere umano per i cristiani.
come sapete bene, l'essere umano esiste prima della nascita, anche se, ricordandoci di quella divaricazione tra leggi e senso comune, i legislatori davano alla nascita evidentemente un certo valore, perché già ai tempi di Giustiniano c'era una sanzione diversa per l'aborto e per l'infanticidio. Questa lunghissima contesa, che poi si organizza in questi tempi, ce la porteremo avanti per molto tempo. Adesso la lasciamo in sospeso, cioè tra legge e pensiero cristiano, la lasciamo in sospeso e consideriamo che comunque, in base a questi mutamenti dell'organizzazione sociale, compaiono delle prime strutture destinate a prendersi cura dell'infanzia. Cioè il concetto di sacralità della vita umana, evidentemente, che parte dalla religione cristiana, ha prodotto qualche cambiamento. Vengono fondati prefotrofi e orfanotrofi, e poiché la vita umana è sacra e gli esseri umani non dispongono più della loro vita, l'abbandono e l'infanticidio si cerca, devono essere repressi, devono essere controllati. Perché in particolare poi privano i neonati del battesimo e li lasciano nel peccato. Questa era una cosa assai grave e i cristiani erano molto attenti in particolare a questa pratica del battesimo, per salvare almeno l'anima dei neonati. Possiamo allora osservare che anche però, se il pensiero umano in generale sui bambini è cambiato, sulla nascita noi non troviamo ancora nessun cambiamento significativo, perché la realtà materiale del neonato resta ancora, il neonato come realtà fisica, resta ancora una realtà animale. Allora, con queste premesse possiamo capire poi perché, con questa piccola luce che sembrava accendersi sul destino dei neonati, a dispetto delle prescrizioni relative alla caritas e alla pietas dei cristiani, questa luce resterà per molto tempo molto piccola. Ci sono sì i prefotrofi e gli orfanotrofi, ma sono, vedremo, eccezioni rarissime in un panorama desolante. Con l'avanzare del Medioevo e dei secoli a cui le condizioni di vita, se possibile, peggiorano, e gli unici punti a cui le persone si possono rivolgere sono le chiese, che si diventano gli edifici più numerosi, gli edifici pubblici più numerosi, perché ne sorgono ovunque. I bambini continueranno ad essere abbandonati sul sagrato piuttosto che in un campo o in mezzo alla strada, e prenderà l'avvio un'altra usanza, che è l'oblazione. L'oblazione era una pratica che permetteva ai neonati di salvarsi almeno la vita. Consisteva nel regalare, offrire il bambino al convento o alla chiesa. Questo significava però che il bambino non avrebbe mai più potuto tornare alla vita secolare, sarebbe rimasto, avrebbe preso i voti anche senza volerlo, e sarebbe rimasto per tutta la vita nel monastero. La differenza con gli esposti era che però poteva vivere e avrebbe anche conosciuto i suoi genitori. Fino adesso ho parlato di abbandono. Un'altra gravissima piaga, ovviamente potete immaginare, era l'infanticidio, che era molto frequente all'epoca. Questo problema, se possibile nel Medioevo, si aggravò rispetto all'epoca precedente, sia per la povertà, che poteva essere anche maggiore dei tempi di prima, sia perché si aggiungevano ai motivi usuali per cui si realizzavano certe cose, che erano le gravidanze frutto di adulterio, la povertà, la debolezza del neonato, si aggiunsero anche motivi di ordine religioso, per cui accadeva frequentemente che un neonato con una piccola deformazione, un piccolo problema, veniva eliminato perché considerato nato dal diavolo, e a volte veniva eliminato insieme alla madre, perché si pensava che le madri si accoppiassero con il diavolo. Questa situazione fece sì che si tentasse di facilitare l'abbandono rispetto all'infanticidio. Questa cosa si poteva fare garantendo ai genitori l'impunità e l'anonimato. Per fare questo si inventò la ruota. Questa è la ruota dell'ospedale Santo Spirito, che è ancora visibile.
La ruota è quell'aggeggio, credo che lo sappiate di che parlo, è una specie di cilindro di legno con un'apertura dove si poteva mettere il bambino, poi si faceva girare la ruota e il monaco che stava dall'altra parte lo poteva raccogliere. La ruota compare per la prima volta nel 1188 a Marsiglia, ma già 10 anni dopo Papa Innocenzo III ne fa costruire una a Roma quando costruisce l'ospedale Santo Spirito. Si dice che la motivazione di Innocenzo fu un sogno che aveva fatto, per cui aveva sognato che nel Tevere venivano raccolti tanti cadaveri di bambini, e in base a questo sogno lui decise di costruire il Santo Spirito vicino al Tevere e di dotarlo di una ruota per accogliere i bambini abbandonati. Come vedete, appunto, lentamente qualche cambiamento si riesce a realizzare, però è un cambiamento, ripeto, ancora molto di forma e non di sostanza, anche perché il pensiero cristiano in verità è un'arma in un certo senso spuntata, e vedremo anche perché. I dati ci dicono che in quei tempi la mortalità infantile non diminuisce, questi istituti nati a protezione dell'infanzia hanno una mortalità che arriva a volte al 98%, per cui si può quasi pensare che abbandonare per strada fosse un destino migliore, e resta questa grandissima domanda: ma perché non c'era un cambiamento sostanziale nonostante tutte queste tentativi di modificare questa condizione? Io credo che uno dei motivi di questa impossibilità di cambiamento radicale è nell'influenza che il pensiero greco ha avuto sul pensiero cristiano. Cioè i cambiamenti che il cristianesimo ha portato non toccavano alla radice alcuni capisaldi del pensiero greco. E per essere più precisi, se noi andiamo a vedere uno dei padri della Chiesa, cioè Tommaso d'Aquino, e andiamo a vedere come ha formato tutto il suo pensiero, vediamo che lui è debitore quasi totalmente ad Aristotele, dei suoi scritti. Lo chiamava il filosofo, per Tommaso d'Aquino Aristotele era il filosofo, e consideriamo il suo pensiero sul concepimento, vediamo che ricopia esattamente quello che Aristotele diceva molti secoli prima. L'unica differenza è che dove Aristotele mette il primo bozzo di embrioni, che sarebbe poi il concepimento secondo lui, che è il 40° giorno per l'uomo e il 90° per la donna, Tommaso d'Aquino metterà la discesa dell'anima, ma l'organizzazione del pensiero è sostanzialmente la stessa, per cui resta questa questione poi, perché in base alla quale che il neonato si umanizzi con l'educazione dopo la nascita, come avveniva in Grecia, o che questa umanizzazione poi avvenga prima della nascita con la discesa dell'anima, quello che alla fine resta invariato è che perché venga fuori un essere umano ci vuole un intervento esterno, il bambino di suo non ha nulla. Quindi per i greci e per i cristiani non c'erano grandissime differenze. Comunque adesso andrò ancora avanti a grandi passi, perché devo lasciare spazio a quelli che vengono dopo di me, alle colleghe, e arriviamo grosso modo all'umanesimo. Finisce il Medioevo, arriviamo all'umanesimo. C'è un cambiamento abbastanza deciso che viene sintetizzato da un filosofo francese che si chiama Philippe Ariès, in questo modo. Compare quello che lui definisce il sentimento dell'infanzia. Lui dice che nel Medioevo il sentimento dell'infanzia non c'era, perché i bambini erano fino a 7 anni affidati alla madre e nessuno si interessava dei bambini. A 7 anni erano praticamente considerati adulti, uscivano di casa e cominciavano a lavorare e a mantenersi da soli e a volte a mantenere la famiglia. Questa cosa cambia con l'umanesimo, per l'appunto, perché intanto cambia la raffigurazione del bambino. Prima era raffigurato come un adulto piccolo, nei quadri, negli affreschi, vediamo che il bambino invece è rappresentato come veramente un neonato o un bambino di più. Oltre a questo compare un'attenzione specifica per l'infanzia, viene scritto un trattato di pedagogia
e l'infanzia è considerata degna di studio, anche perché il fine della vita umana non è più l'unione con Dio come veniva nel Medioevo, ma è la realizzazione delle possibilità umane, quindi affermarsi nella scienza, nelle arti, nella politica. Già vediamo come in questo siano ripresi gli ideali del classicismo. La medicina anche si rimette in cammino, perché si ricominciano, si riprendono gli studi di anatomia. E quindi qualcosa lentamente sembra muoversi. Resta però una difficoltà proprio rispetto alla nascita, perché attorno alla nascita è come se restasse una zona d'ombra che sembra impossibile diradare veramente. Questo lo vedremo nel Rinascimento, perché nonostante che ci siano gli argomenti di cui ho parlato, torna un atteggiamento di sospetto e di paura, in particolare verso le donne e verso i neonati, come se i neonati e le donne avessero, come accadeva in fondo nella Grecia antica, fossero a parte di un segreto da cui gli uomini erano esclusi, e era un segreto che faceva paura. Questa cosa la possiamo intuire anche vedendo come con l'inizio della caccia alle streghe, buona parte delle donne che furono accusate di stregoneria erano proprio levatrici. Quindi proprio in questo luminoso periodo, cioè persone che si occupavano di far nascere i bambini, in questo luminoso periodo detto Rinascimento, seppure qualcosa cambia, però si risveglia questa attenzione, questo timore nei confronti delle donne, a cui vengono attribuite capacità particolari. Questo credo che sia, noi lo potremmo interpretare in questo modo, come se di fronte alla possibilità che emerga qualcosa di nuovo, il cristianesimo abbia attivato una sua reazione per bloccare questa possibilità di illuminare quella zona d'ombra. Questo verrà fatto, secondo me, in questo modo, tentando di allontanare le donne, impedire il rapporto tra uomini e donne, o renderlo, o riportarlo a dimensioni violente, descrivendo le donne come inferiori, rivolte al male e al peccato. Verrà poi stroncato ogni tentativo di rinnovamento, in particolare quello di Giordano Bruno, con il rogo e con le accuse di eresia. E inoltre la religione cristiana si inserirà con forza in quello che era una cosa appena iniziata nel Rinascimento, cioè le scuole pubbliche. La religione si inserisce in questa dimensione educativa con la fondazione degli istituti religiosi. Nascono i gesuiti attorno alla metà del Cinquecento, che hanno tra i loro compiti proprio quello di occuparsi di educazione e di educazione delle classi più agiate, naturalmente. Comunque, insomma, lentamente poi la caccia alle streghe declina, si arrende, la scienza comincia a svilupparsi nuovamente con Galileo, e anche se le donne e i bambini restano un mondo impuro a cui neanche i medici possono avvicinarsi, andando ancora più avanti, arrivando fino al Settecento, qualcosa di veramente sostanziale cambia. In particolare comincia a cambiare non solo quello che è il senso comune, ma il pensiero corto, la filosofia si modifica e viene fuori un pensiero nuovo verso il bambino. Primo piccolo esempio di questo pensiero nuovo lo abbiamo con Locke, che scrive verso la fine del Seicento, il quale afferma che il bambino, a differenza di quello che si diceva un tempo, non è un essere impuro da reprimere, ma piuttosto è un foglio bianco su cui l'esperienza e l'ambiente lasciano le loro tracce, lasciano dei segni indelebili, per cui questo significa che bisogna mettere molta attenzione all'educazione, perché condizionerà il bambino. Questa è un'anticipazione del concetto di tabula rasa, che poi verrà riproposto in psicanalisi, e certamente non è un concetto troppo bello da proporre per un bambino, però è un piccolo passo avanti rispetto all'idea di un bambino animale o perverso. Ancora, vado molto veloce, ancora oltre, poco dopo Locke, sarà Jean-Jacques Rousseau
che proporrà un altro piccolo scatto in avanti. Rousseau dice, come vedete, tutto è bene ciò che esce dalle mani dell'autore delle cose, cioè anche gli uomini, siccome sono creati da Dio, devono essere buoni, fatti bene. E scrive, per raccontare questa sua ipotesi, scrive Emile, che è un romanzo pedagogico diviso in quattro parti. In questo romanzo espone questa teoria dell'uomo che nasce buono, e la sua teoria sarà molto seguita per diverso tempo, influenzerà certamente la rivoluzione francese, perché Robespierre, che conosceva Rousseau, inserirà nella rivoluzione francese il culto dell'essere supremo, e influenzerà anche i primi socialisti che arriveranno un po' dopo di lui. Anche qui ovviamente noi potremmo fare molte obiezioni a Rousseau, in particolare vedendo come lui sia ancora in grandissimo debito con i classici. La prima obiezione è semplice: lui fa un romanzo sull'educazione di una persona che nasce sana, ma in verità affianca a Emile, che è questo protagonista, un educatore che poi lo deve orientare quando lui si sbaglia. Quindi questa originaria sanità, validità di questa persona è discutibile. Il secondo aspetto è che, se guardiamo le quattro fasi della vita, la prima fase della vita, secondo Rousseau, che è quella da 0 a 12 anni, è una condizione che lui stesso e altri poi hanno definito come animale. In quei primi 12 anni il bambino si orienta solo seguendo il principio del piacere o dolore, cioè non ha nessuna capacità di valutazione della realtà un po' più elaborata, ed è ancora considerato un bambino animale. Questo rimanda da una parte a Platone, evidentemente, di cui lui era ammiratore, dall'altra insomma lascia un po' perplessi su questa innovazione, che pure è stata significativa. Se poi consideriamo la biografia di Rousseau, qualcuno di voi saprà che Rousseau ebbe 5 figli, che mise tutti quanti in brefotrofio, e tutti e 5 morirono. Quindi insomma la sua attenzione all'infanzia forse era quanto discutibile. Comunque le cose cambiano, e lentamente cambiano veramente, e per andare ancora più avanti arriviamo ai primi del 1800 e al codice Napoleone. Questo è un punto che noi consideriamo, che io considero realmente significativo. Qui c'è un passaggio veramente importante, perché il codice napoleonico non si accontenta di sanzionare l'infanticidio differenziandolo dall'aborto, considerando le due cose di gravità diversa, ma introduce un elemento di medicina legale per differenziare questi due delitti. Questa pratica di medicina legale è la docimasia, che si effettua con un pezzetto di polmone messo nell'acqua. Se affonda non ha respirato, se invece il polmone non affonda il bambino ha respirato e quindi è nato. Questa piccola innovazione, apparentemente piccola innovazione, ha un grandissimo significato, perché non solo distingue il feto dal neonato, che insomma è una cosa non nuovissima, ma mette questa distinzione esattamente alla nascita, e quindi per la prima volta l'identità umana è legata proprio al venire alla luce, non a qualcosa che succede prima, né a qualcosa che succede dopo, è in quel momento. Che questa cosa poi non comporti sempre grandi cambiamenti nei costumi, che vengono osteggiati dalla Chiesa, è un altro discorso, però questo è un passo importante. Vado ancora avanti: l'Ottocento è un secolo di grandi rinnovamenti, nasce la psichiatria con Pinel ed Esquirol, sto proprio per concludere. Semmelweis fa la sua scoperta che salva le donne dalla febbre puerperale, e quindi ci sembra che questo cono d'ombra di cui ho parlato sulla nascita sembra che possa restringersi finalmente. Se non che, come dire, entra in scena in questa storia, in questo discorso, un personaggio nuovo che avrà un suo peso, e questo personaggio è un giovane medico viennese. Si chiama Sigmund Freud, è nel 1885, è poco più che trentenne, ed è a Parigi per assistere alle lezioni di Charcot, che era un famoso neurologo che faceva lezioni in particolare con le isteriche. In quel periodo in Francia c'è un dibattito molto acceso
legato alle violenze sui minori, di cui si comincia ad avere notizia sempre di più grazie alla diffusione della stampa. Si scopre che i minori subiscono violenze frequentissime, spessissimo all'interno delle famiglie, e che queste violenze non vengono nemmeno denunciate. Le due tesi contrapposte tra illustri studiosi in Francia sono queste. Una tesi dice che i bambini sono delle vittime indifese che devono essere protetti e aiutati rispetto alla violenza degli adulti. La seconda tesi invece dice che i bambini sono dei piccoli mostri depravati e che sono loro che insidiano gli adulti e che li spingono alla violenza, per cui ci vuole più severità con i bambini per impedirgli questa cosa. Freud osservò questo dibattito, ne era a conoscenza, e soprattutto frequentando la morgue, la sala mortuaria della Salpêtrière, lui vedeva gli effetti di quel che la stampa denunciava, gli effetti delle violenze, cioè vedeva proprio ignorati i bambini che facevano questa brutta, pessima fine. Questa vicenda influenzò il suo pensiero. Lui si impiegò molto tempo ad assumere una posizione precisa tra questi due orientamenti, se la colpa fosse dei bambini o degli adulti. Dopo un po' prese la sua decisione, che però io non vi dirò, perché questa è un'altra cosa che vi racconterà la collega Rubello dopo di me. Grazie. Ringrazio moltissimo Fernando per questo lavorone, e devo dire nelle settimane scorse ero un po' contrariata, perché come siamo abituati a chiacchierare tra amici, riverci, e non c'era più modo di incontrarmi, perché avevate sempre la testa tra i libri, da studiare, e adesso vediamo il risultato, e ti ringrazio moltissimo. E direi anche questi sono come dire, tutti interventi preparatissimi, esattamente consoni alle materie del corso, fatte da persone che vengono loro sponte e che ci mettono il tempo, l'impegno e un sacco di entusiasmo, e quindi ti ringrazio ancora moltissimo. Ecco. Io direi facciamoci un 10 minuti, non di più, di pausa, perché mi sembra che le lezioni sono state tante. Prendiamoci un caffè, prendiamoci una sigaretta, ma solo 10 minuti, poi riprendiamo con la seconda parte. Chi deve registrarsi qui per mezzo punto credito, pregato di passare da me. Bene, riprendiamo per la seconda parte, e come nei grandi teatri dell'Europa 800 si può mangiare, bere, prendere un caffè mentre si assiste allo spettacolo, una via di mezza. Grazie appunto che siete qui, e oggi adesso abbiamo la lezione della dottoressa Lobello, che già come anche il collega Coro si era ben conosciuto qui in questa facoltà. Per introdurre volevo soltanto fare un po' come dire una breve descrizione e il punto a cui siamo arrivati fino adesso. Cioè, abbiamo incontrato una strana situazione, abbiamo un codice napoleonico che stabilisce, questo vale per penso tutti i paesi del mondo oramai, che appunto c'è una differenza tra un feto, per quanto negli ultimi mesi della gravidanza, e un neonato, e quindi sono diritti diversi, e quindi che insomma, stabilisce nella persona, la vita di una persona comincia il giorno della sua nascita. Tutti voi anagraficamente ci sta scritto da qualche parte, lei è nato il giorno tale, allora tale tale, ed è lì comincia la sua vita. Beh, lei è una persona protetta, diciamo, con tutti i diritti che la persona ha, prima no, quindi abbiamo questa situazione. Abbiamo viceversa una situazione di pensiero che oscilla da un estremo all'altro, perché una idea è che già molto prima di questa nascita ci sarebbe una vita umana, forse una psiche umana, una persona,
E molte volte questo si lega all'idea cristiana della discesa dell'anima nella materia, ma ci sono anche posizioni laiche che in qualche modo ritengono questo. Quindi la psiche si origina prima della nascita e siamo in contraddizione con la legge. Oppure quell'altra posizione culturale è che il neonato non è ancora nulla, o è un caos che va formato, oppure una tavola rasa che va formata per renderla essere umano. Quindi c'è questa strana cosa, la posizione giuridica è netta, univoca, però pensieramente si arriva o molto prima o molto dopo, no? Con questa cosa che come dire, a volte può diventare tragico, e non la faccio troppo lunga per le donne. Mi ricordo un dibattito qualche tempo fa in cui si parlava appunto dell'interruzione di gravidanza e si parlava di persone che non avevano una ottica cattolica, che ovviamente l'interruzione di gravidanza non lo permette, erano tutte persone che lo permettevano, però poi non avevano le idee chiare se appunto questa esistenza vitale fosse già in fondo una vita psichica. Quindi, come dire, se non si chiariscono le idee da questo punto di vista, finisce con l'affermazione che le donne sarebbero libere di uccidere qualcosa che sarebbe già un essere umano a tutti gli effetti, non so se mi spiego. Tante vero, c'erano le femministe che dicevano sì, perché appunto il famoso corpo mio, faccio quello che mi pare, insomma, io ho anche il diritto di essere assassina. Io credo che questo non vada bene. Perché se c'è questa idea che io ho interrotto la gravidanza e quindi ho tolto la vita a un bambino, che tu puoi fare quello che ti pare, ma sotto ti carichi di tali sensi di colpa che appunto poi non stai bene. Quindi chiarire e cercare di avere un motivo per cui si può pensare scientificamente, in maniera scientificamente corretta, che ovviamente la nascita è importante. Questo è non soltanto un quesito etico e filosofico grosso, ha delle ripercussioni immediate sulla vita in particolare delle donne e degli uomini che ci tengono alle loro donne. Ecco. Detto questo, appunto c'è Cesarina che mi parlerà di una diatriba che è costato molto dolore almeno una delle due persone coinvolte, che è la diatriba tra Rank e Freud proprio sulla nascita. E chiudo, insomma, se prima ha parlato del fatto che i colleghi non li ho visti più perché stavamo sempre tra i libri, nel caso di Cesarina la cosa addirittura ha creato un incidente domestico, perché lei ha una figlia molto vista, 5 anni, Martina, che insomma è abbastanza abituata che appunto la collega si occupa di lei quando sta a casa, invece si occupava di questi libri, di pile, insomma. E Cesarina ci ha raccontato che la figlia girava intorno al tavolo, la sirenia, a un certo punto sbottata: mamma, ma devi salvare il mondo? E vediamo se la collega Pullo Bella è riuscita a salvare il mondo. Allora, grazie. E io riprendo l'appunto di cui il collega dottor Panzera appunto mi ha lasciato la parola, e già qualcosa di Freud stava dicendo. In realtà a me interesserà intrecciare la storia, le vicende e le opere di questi due psicanalisti, Freud e appunto un suo allievo che poi, per motivi che vedremo, fu stato allontanato da Freud, che è Otto Rank, molto meno conosciuto. E di Freud si sa moltissimo, quindi vi dico brevemente: nasce nel 1856 in Moravia, però poi da bambino, pochi anni dopo, si trasferisce a Vienna, lì vive, trascorre tutta la sua lunghissima vita. Soltanto negli ultimissimi mesi, costretto all'esilio per sfuggire alle persecuzioni naziste in quanto ebreo, mira a Londra, dove morirà nel 1939. Freud si era laureato in medicina, era medico. In realtà lui avrebbe voluto occuparsi solo di neurofisiologia, ma per motivi probabilmente economici decide di lavorare come libero professionista e si occupa in particolare di quei denominati disturbi neurotici.
Ora, vi faccio notare nella slide che lui ha lavorato 6 anni presso il laboratorio di fisiologia, seguendo questa passione che ho detto prima, e invece lavorerà solo 5 mesi in un reparto di psichiatria, il che è significativo perché possiamo pensare che o non gli piacesse o ne avesse proprio paura. E per il tema che trattiamo oggi, che è la nascita del bambino, vi dico per inciso che lui è un padre di 6 figli e almeno teoricamente, semplicemente perché l'aveva visti forse nascere, qualcosa forse doveva saperne, ma come vedremo non sarà così. Sapete tutti, vabbè, che il fondatore della dottrina, cioè che fonda questa dottrina psicoanalitica, appunto, che persiste ancora, e che anche crea una società di allievi, che è la società psicoanalitica, che avrà varie vicissitudini, cioè vedrà molti allievi che o si allontaneranno volontariamente o saranno proprio espulsi quando poi ci sarà proprio una regola stabilita di espulsione. Ora, dei tanti saggi che lui ha scritto, io ne ho raccolti alcuni, 4, che poi vi farò vedere nella slide successiva, che sono quelli, secondo me, più importanti per quanto riguarda l'influenza del pensiero culturale proprio sul bambino. E poi vi leggerò proprio direttamente dai testi, perché è importante proprio che sentiate le sue parole, secondo me, cioè non è solo riferito da me, ma proprio vi detterò queste parole. E soprattutto questi testi hanno contribuito, hanno cercato di bloccare, e ci sono riusciti, in tutto il pensiero sulla nascita umana. Ci sono riusciti, come diceva il collega Fernando Manzera, soltanto fino al 1971, quando comincia una nuova storia, però questa è una nuova storia che vi diranno la settimana prossima. Ok, quindi intreccerò questi 4 scritti con lo scritto principale di Otto Rank, quello per il quale comunque è abbastanza famoso, che si chiama Il trauma della nascita. Vi dico qualcosa anche di Otto Rank, ovviamente. Nasce a Vienna nel 1884, nella storia è importante notare la figura del padre alcolista e violento, e una madre cosiddetta mite e molto in secondo piano, come tutte le donne dell'epoca. Una cosa importante, lui era affetto da reumatismo articolare acuto e le conseguenze di questa malattia lo condussero a morte anche precoce, anche per l'epoca, secondo me, perché 55 anni, morì nel 39. Per inciso, una cosa importante di Rank, lui nasce come cognome Rosenfeld, probabilmente anche questo è un nome ebraico, e decide di cambiare cognome e mutua il cognome Rank da un personaggio del dramma di Ibsen, Casa di Bambola. Questo dottor Rank, nel libro, è un malato terminale, cioè una persona che sta per morire. Lui assume questo cognome. Ora, secondo me anche questo cognome è significativo per la personalità di Rank. Nel 1906 fa l'incontro determinante con Freud, e Freud lo citerà successivamente come un giovane dall'intelligenza eccezionale che gli aveva fatto leggere il suo manoscritto. Considerate che Rank non era ancora laureato, aveva scritto il suo manoscritto L'artista. Glielo fa vedere Freud si stupisce di questa intelligenza, lo prende, come dire, sotto la sua ala protettrice, gli finanzia gli studi, addirittura di fare anche gli studi classici, e si laurea Rank nel 1911 in filosofia. Notiamo, non in medicina come Freud, questo noterei anche questo. Ancora prima di laurearsi diviene segretario della società psicoanalitica, è un allievo molto attivo, redige tutti i verbali delle riunioni della società, che si chiama la Società Psicologica del Mercoledì allora. L'anno di laurea c'è un'altra cosa interessante: nel 1911 cominciano i primi dissensi all'interno di questo movimento psicoanalitico freudiano e si sancirà la regola dell'espulsione, cioè i membri non ortodossi sono cacciati dalla società psicanalisi, cioè o si era d'accordo con Freud oppure si era espulsi. Questo grande, insomma, il pupillo praticamente sarebbe dovuto essere il pupillo di Freud, nel 24 pubblica, e secondo me forse è insaputa di Freud, questo libro che poi, insomma, Il trauma della nascita, che sarà davvero un trauma personale per Rank, perché va in rottura completa con Freud. Sarà espulsa dalla psicanalisi e dal 24
va via proprio da Vienna, cioè dopo la presa del libro lui subito è tra virgolette forse costretto, lascia Vienna e si sposterà tra la Francia e l'America tra il 24 e il 34, poi nel 34 si stabilirà in America. Nel frattempo aveva praticamente fatto conferenze, seminari teorici in questi due paesi, e nel 34 si stabilisce in America, dove si occupa prevalentemente di artisti del calibro anche grosso di Anne Lin, Henry Miller, insomma cura in particolare gli artisti, gli interessa questa situazione dell'artista. Nel 39 muore, come ho detto prima, a 55 anni, ma un'altra cosa particolare da notare, un mese dopo la morte del vecchio Freud che l'aveva rinnegato. Queste sono le opere di Freud che citerò. Ora, vi ho detto perché appunto secondo me questi hanno influenzato il pensiero culturale sul bambino e hanno cercato poi di bloccare la nascita, come vedremo soprattutto l'ultimo, quello del 25. Per introdurvi ricorderò un po' l'impostazione generale del pensiero freudiano. Quindi Freud, come diceva il dottor Panzera, aveva assistito nella morgue a queste autopsie di bambini eccetera, quindi parte in realtà, cioè spiega all'inizio i disturbi nevrotici come causati effettivamente da abusi e violenze subite dai bambini, poi abbandona quest'idea dell'aggressore esterno e riconduce tutto invece a una costituzione proprio del bambino, una costituzione consensuale, e in particolare comincia tutto il discorso sulle perversioni sessuali, per cui secondo Freud le perversioni sessuali sono patologie psichiatriche, ancora insomma le manuali di psichiatria sono citate, le perversioni sarebbero riconducibili in realtà alla realtà perversa del bambino. Adesso vi leggerò proprio la citazione specifica, cioè praticamente nell'adulto accadrebbe o una fissazione o una regressione di questa libido a stati precedenti infantili e qui comparirebbe poi la perversione. Vi devo leggere, vabbè, avanti. Vi devo leggere proprio quello, le parole di Freud perché sono terribili, insomma. Tre stagi per il sessuale 1905. Il bambino, in seguito ad una seduzione, può manifestare una perversità polimorfa ed essere portato a una sorta di trasgressioni. Esso è dunque predisposto al pervertimento. Il bambino in generale incline alla crudeltà. Cioè, sono parole terribili, ma insomma, per chiunque, anche perché non ha un bambino, insomma. E questo io lo chiamerei anche un fatto criminale, perché sarebbe un'istigazione alla pedofilia, cioè il bambino da vittima diventa artefice e seduttore, cioè quasi seduce l'adulto, cioè l'adulto è giustificato, come dire, a approcciare un bambino, a violentarlo, perché poi il bambino l'avrebbe in realtà istigato. Ora, questo è già terribile come frase, insomma, però lasciamo un attimo e andiamo a vedere che cos'è questo istinto di libido, istinto sessuale di libido. Quindi la teoria freudiana parte da un unico concetto che è l'istinto sessuale di libido, all'interno del quale all'inizio Freud aveva visto delle componenti aggressive e statiche, cioè sarebbe stata una miscela. Nel 1920, invece, in al di là del principio del piacere, lo separa da un istinto di morte che però sarebbe sempre e solo aggressività e statismo, e comunque le dinamiche umane per Freud sono sempre una miscela di amore e odio, di libido e istinto di morte, di eros e tantos. Ora, come avviene questo sviluppo libidico? E a questo punto comincia questa fase, insomma, cominciano le fasi che secondo Freud vedono il passaggio di questa libido come se la libido si spostasse lateralmente, poi, no? Cioè, verso gli organi, quindi, insomma, all'inizio, quindi la fase orale, fino all'anno e mezzo, questa libido sarebbe nella bocca, labbra e lingua, e il neonato è definito autoerotico, il bambino che si ciuccia il dito è un autoerotico per Freud. La fase anale da un anno e mezzo a tre anni, e la localizzazione di queste relazioni sessuali sarebbe nell'ano, con questa sensazione di piacere, scusate se dico queste cose, insomma sono di Freud, non sono mie, sensazione di piacere e dispiacere nella ritenzione e espulsione delle feci. Dopo i tre anni la fase fallica, che sarebbe anche la fase edipica, però le dico, non le parliamo anche, insomma allungheremo troppo il discorso, in cui l'interesse sessuale si sposta sui genitali e la visione dei genitali. Ora, intanto va notato
nelle prime, cioè, si sta parlando di un bambino di 3 anni, da 0 a 3 anni, bambino che allatta, un bambino che fa lo svezzamento, questo diciamo noi, e qui Freud, ovviamente leggendo le opere, adesso vi riassumo, non considera il rapporto tra madre e bambino. Cioè, la madre, la realtà interna della madre è considerata quasi nulla, l'importante è che soddisfi i bisogni fisici, materiali, lo allatti fisicamente, no? Però la realtà interna di questa madre per Freud quasi non esiste. E dice, qualunque problema, cioè se qualcosa va male, non è perché la madre magari non è sana, ma è depressa, psicotica o altro, ma tutto rientra nella costituzione perversa del bambino, cioè si deve andare lì a vedere che c'è stata una fissazione, una regressione, un blocco. Quindi questa è la giustificazione di una eventuale patologia colpire l'adulto. L'ultima fase evolutiva, beh, sarebbe quella adulta genitale. A questo punto un'altra digressione, scusate se salto da una giornata all'altra, ma riassumere Freud, insomma, in 40 minuti e anche l'altro insieme non è proprio facile. Quindi conoscete tutti questi termini, cioè l'apparato psichico, secondo Freud, avrebbe queste 3 componenti, cioè l'ex sarebbe l'inconscio, l'io sarebbe questo mediatore fra l'essere e l'ambiente, cioè questo chi ha rapporto con la realtà, la ragione, insomma, il superiore, distanza morale, e queste cose già si sanno, però volevo proprio sottolineare come questo io freudiano sia proprio sottoposto a delle pressioni pericolose dall'est, che viene definito, vi leggo proprio la definizione, moltissime voci insistono sulla debolezza dell'io rispetto all'est e di ciò che è razionale, cioè l'io, rispetto a ciò che noi è demoniaco, cioè l'est, cioè l'inconscio è demoniaco. Ora, insomma, qui ci sarebbe già da fare un legame anche con la letteratura e la storia di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè di giorno, cioè il medico borghese, brava persona, rispettabilissima, eccetera, di giorno, cioè con la ragione, di notte, con l'inconscio, il sonno, i sogni, esce l'assassino. L'assassino che è Mr. Hyde, che ammazza. Quindi, altra cosa gravissima. Per Freud, quando si perde, quando l'io diventa più debole, cioè si allenta il rapporto con la realtà, e per noi psichiatri questo significa psicosi, cioè se uno perde il rapporto alla realtà e va in giro nudo e psicotico, per Freud semplicemente ci sarebbe una regressione sempre all'età infantile, ai primi periodi di vita, cioè un legame preciso tra bambino e psicotico. Ancora, nel 1914 scrive Introduzione al narcisismo. E il narcisismo è quella tendenza della libido ad andare verso se stessi, quindi prende spunto dal narciso, dalla favola del narciso, questo bel ragazzo che specchiandosi nell'acqua si innamora di se stesso. Cioè questo narcisismo, io dico, è autistico, cioè non c'ha nessun rapporto con gli altri. E infatti Freud dice: l'attrattiva del bambino poggia in buona parte sul suo narcisismo e inaccessibilità, al pari del fascino di alcune bestie che sembrano non occuparsi di noi, come i gatti. Cioè il bambino sarebbe un gatto, insomma, questo animale, quindi altro concetto di inconscio animale, bambino inconscio animale. Insomma, a parte offende anche i gatti. Che sono meno narcisisti di quanto penso. Allora, riassumendo, cioè per il bambino, per il Freud, il bambino, il neonato, passano attraverso queste fasi, cioè il bambino parte da un narcisismo autistico, vi ho detto prima, la madre non, la realtà interna della madre non influenzerebbe quasi per niente, poi passerebbe attraverso questa libido, si svilupperebbe in quelle fasi che abbiamo visto, e però in realtà non ci sarebbe mai una vera integrazione tra le diverse spinte emozionali, e la base che è questa costituzione perversa, quindi non c'è mai un'idea di bambino potenzialmente sano, cioè c'è sempre un bambino malato, e infatti l'adulto quando è malato torna a essere tra l'altro un bambino. Allora, nel 24 succede questo patatrac, il Fido Otto Rank pubblica questo libro, come dicevo prima, che è Il trauma della nascita. Lo metterà in una serie di guai, come ho detto prima, sarà scritto da psicoanalisti, eccetera, ma probabilmente sarà un trauma davvero personale, questa, insomma, opposizione di Freud che vi farò vedere.
E viene accusato di essere mentalmente instabile anche dai colleghi, Frank, dopo la pubblicazione di questo libro. Ora, che cosa dice questo libro di tanto grave, insomma, da stimolare, quindi costringere questi colleghi ad accusarlo anche di essere mentalmente instabile, cioè di spingerlo ad andarsene, eccetera? E questo andiamo. Ah, ecco, il libro dedicato a Freud da Rank, che pensava di fargli anche un piacere, insomma, non ha capito neanche lui che cosa si sarebbe scatenato. Quindi lo dedica a Freud. Questa è Lynch, comunque, velocemente. Allora, la cosa originalissima è che per la prima volta si punta l'attenzione sul momento della nascita. E dice proprio che in questo momento fondamentale dell'esistenza è la nascita, purtroppo verrà anche in senso negativo, perché dice che l'essere umano soffre alla nascita il trauma più intenso, cioè proprio come ricordo penoso dell'espulsione dolorosa, cioè Rank si riferisce proprio al parto, quindi come se neonato, dopo essere nato, si ricordasse il dolore, la fatica, insomma questo trauma della nascita è questo. Una cosa però interessante è che dice: l'angoscia costituisce, per così dire, il primo atto psichico. Qui, come farebbe pensare che Rank vede nella nascita la formazione del primo atto psichico, anche qui negativa come angoscia, per cui assolutamente non siamo d'accordo, perché il grido del neonato non è affatto d'angoscia, però ci vedrebbe un momento iniziale, illusione, perché dopo, subito dopo, si contraddice e dice tutt'altra cosa. Ora, un'altra cosa di Rank, lui, pur essendo stato bandito per la psicanalisi, in realtà è sempre stato comunque il suo pensiero legato alla dottrina psicanalitica, quindi usava i termini psicanalici freudiani come l'emozione, anche i sogni erano interpretati allo stesso modo. E quindi questo trauma, secondo Rank, verrebbe rimosso. E l'essere umano avrebbe sempre come un desiderio di tornare nell'utero materno, perché lì il momento precedente invece in cui il feto, ecco qui la contraddizione di quel primo atto, avrebbe sperimentato una situazione di beatitudine, il feto nell'utero. Quindi cioè Rank si contraddice perché dice che il feto ha una invece sensazione psichica, un vissuto psichico. Non solo, dice peggio, dice che il feto nell'utero ha il ricordo degli ultimi mesi, cioè cose gravi per Rank di questo tipo. Ora, per Rank la condizione prenatale sarebbe proprio l'Eden e la nascita la caccia dal paradiso, queste sono anche le sue testuali parole, tant'è che si rifà al mito dell'androgeno di Platone, dove c'è questa creatura che è primitiva, scissa in due, e le due metà avvenirebbero sempre all'incontrarsi. Le due metà per Rank sono il feto e l'utero. Per quanto riguarda la cura, allora, intanto le idee della cura di Rank sono confuse, come peraltro avete visto anche, cioè noi regaliamo molte intuizioni, però la cosa importante è che abbia parlato di nascita, in realtà questo rimane. Per quanto riguarda la cura, lui parla anche di una come nascita non riuscita, quindi cito, rescissione dalla madre a suo tempo non completamente riuscita. Affermazione interessante, perché potremmo dire che Rank, come se non distinguesse bene la nascita, cioè la nascita non esiste una nascita incompleta, cioè o si nasce o non si nasce, da uno svezzamento, che è una separazione dalla madre che può essere invece psichicamente incompleta, cioè si può essere svezzati un po' e poi doverlo ancora continuare a fare. Quindi Rank interpreta i sogni in terapia, fa delle terapie, interpreta i sogni come appagamento del desiderio secondo l'ottica freudiana, distingue questi sogni d'acqua, che secondo lui arriverebbero al feto nell'utero, come situazione, però insomma, questa dell'Eden primordiale, eccetera, e sogni d'angoscia che riprodurrebbero il trauma della nascita. Secondo lui, il paziente ripete biologicamente il periodo della gravidanza e al termine dell'analisi, e al termine ripete i dettagli della nascita. Ora, questo biologicamente, francamente, mi lascia interdetta, perché cioè, lui parla di sogni, poi dice come se avvenisse qualcosa, si ripetesse un fatto fisico. Probabilmente, infatti, Rank non ha l'idea di, con
concetto dell'immagine per quanto riguarda i sogni, perché parla anche di sogni, sogni di parto, sogni di acqua, cioè non è il concetto di immagine. Per Ramp il sogno è soltanto un ricordo del vissuto, o il trauterino che quindi ricorda di stare nell'acqua, oppure della nascita e quindi rivive tutto questo travaglio nel parto. Ancora, vi faccio un esempio per dire quanto è poi contraddittorio, confuso, dice anche insomma Stravalcioni. Cita dei metodi di cura criminali di un tale De Gerin, non sappiamo chi sia, che trattava i pazienti come prigionieri, li rinchiudeva in specie di celle e gli dava il cibo, la pertugio e l'acqua, poi dopo un po' quanto tempo li liberava e i pazienti erano molto felici. Scusate se non condividiamo questo metodo di cura. Felici che non ci trovi a carcere. Non lo so, insomma, questo aiuterebbe a questo punto evidentemente a usare il butero, non lo so, insomma, comunque. Allora, non avrebbe un'idea. Allora, un'altra cosa interessante. Allora, un'altra cosa interessante che Rank nella seconda parte del libro, quindi dai, non ciò che vi dico, vi dico io, cioè allude alla nascita come anche a qualcosa forse di non tanto negativo. E per esempio lui, abbiamo detto prima, si è occupato degli artisti prevalentemente e fa, come dire, dice qualcosa, dice che gli artisti rappresenterebbero la nascita, quindi gli possiamo regalare un regalone probabilmente, una prima intuizione di un nesso tra la nascita e la creatività, anche se poi faccio l'esempio dell'udente che fa lui, insomma, però tocca essere onesti. E lui dice per esempio di vedere la nascita nella statua di un artista che realizza come una testa che esce da qualcosa, da una cavità, e quindi quella è proprio la rappresentazione fisica proprio della nascita, cioè lui deve vedere sempre, come dire, il vissuto cosciente, cioè non va oltre, non va verso l'immagine, eccetera. Un'altra situazione per lui benefica che riguarderebbe la nascita sarebbe una cosa molto strana, ve la dico con calma. Allora, secondo Rank, il trauma della nascita sarebbe un deterrente al suicidio. Vi spiego. Rank dice che i suicidi compiono questo gesto perché hanno perso il ricordo penoso dell'espulsione dall'utero, cioè hanno perso il trauma. E quindi lo rivederebbero tranquillamente, avendo perso questa cosa, come dire, lo rivederebbero come? Cioè la reificazione sarebbe proprio l'eliminazione della persona, cioè la morte. Quindi tornare nell'utero sarebbe la morte, quindi. E allora il trauma della nascita è deterrente perché ci impedisce di tornare nell'utero, cioè da adulti di suicidarci. Questo è il suo annesso. Qui devo dire che secondo me Rank, come si chiama parlare, Rank era un gravissimo depresso. Cioè lui pensava che l'essere umano era tendente alla morte, cioè a questa reificazione. E lo dice specificamente nel tema del suicidio. Quindi avremmo bisogno tutti, secondo lui, di questo deterrente, altrimenti ci ammazzeremmo. E insomma, questa è una cosa personale che mi permette di dire. Che succede? E andiamo oltre. Tu volevi dire qualcosa? Allora, nel 25, immediatamente dopo, Freud scrive questo testo, Inibizione di sintomo-angoscia del 1905, e avendo riletto, c'è continuamente un riferimento a Rank, cioè sembra che Freud scriva questo libro in risposta, in opposizione totale a Rank. Adesso vi leggerò delle cose, però prima ancora volevo leggervi un pezzo di una lettera di Freud scritta nel 25, sempre l'ultima lettera scritta da Freud a Rank. All'allievo lontano scrive: per il mio prossimo 69esimo compleanno mi auguro di vederla con aria serena che annunci la felice composizione dei conflitti. Cordialmente suo Freud. Cioè gli dice: se vuoi tornare, insomma, nega tutto quello che hai detto, ritira tutto quello che hai detto e puoi tornare, insomma, sereno, perché gli dice anche che stava male, questo non sei sereno, eccetera. Allora, che succede? Cioè, non c'è non notiamo una semplice divergenza, poi leggerò anche le frasi proprio specifiche, ma io ho notato che non c'è solo una divergenza di opinioni tra due psicanalisti che la possono pensare in maniera diversa, ma c'è proprio che è stato toccato il tema della nascita, e questo probabilmente, insomma, ha fatto saltare su psicoanalisti e colleghi e Freud.
Cioè, questo passaggio proprio stato in prima, fatto nascita, questo che non si doveva probabilmente toccare. E vi leggo, come Freud risponde a Rank: la nascita non viene soggettivamente vissuta come la separazione dalla madre, in quanto questa, quale oggetto, è del tutto sconosciuta al feto e totalmente narcisistico. Quindi non c'è separazione. Nell'atto della nascita viene in corso un pericolo collettivo per la conservazione della vita. Questo è un riferimento sempre a Rank. Ma psicologicamente questo non dice proprio nulla. Il feto non può percepire nient'altro che un grandissimo disturbo nell'economia della sua libido narcisistica. Ora, dice che la nascita proprio non esiste, ma dice anche che, tornando al, se ricordate l'introduzione al narcisismo del 14, ha detto che il neonato era narcisista. Qui si contraddice, oppure dice quello che pensa in realtà, che anche il feto è narcisista. Quindi non esiste nessuna differenza tra feto e neonato, sono entrambi narcisisti. Anche qui c'è, cioè, questa non esistenza della separazione. Sì, cioè, capito, un narcisista vuol dire non avere nessun rapporto di con niente, né con l'utero, né con, cioè, quindi Rank ha detto con l'utero anche, con l'acqua c'è rapporto, eccetera, quindi nega tutto, cioè si oppone completamente a Rank. Quest'ultima invece citazione di Freud è: la madre, la quale ha pagato fin dall'inizio tutti i bisogni del feto mediante l'organizzazione del suo corpo, prosegue la sua funzione in parte con alcuni mesi anche dopo la nascita. Tra la vita intrauterina e la prima infanzia vi è molta più continuità di quel che non lasci credere l'impressionante cesura dell'atto della nascita. C'è questa fase terribile che annulla completamente, non esiste la nascita, è un passaggio fondamentale della storia del pensiero psicoanalitico. Cioè si passa praticamente dall'innominabile, che è la nascita, al dogma della nascita. Per Rank la nascita era nominata, Rank è stato il primo che si è macchiato di questa colpa, e quindi dopo Rank Freud ha dovuto stabilire un dogma, cioè la nascita non esiste, non si deve parlare, cioè, insomma, non si deve parlare di questa cosa. Cioè, concludo dicendo che bisognava chiudere gli occhi su un evento che così invisibile non ci pare. Adesso appunto viene la collega Marzia Parli che ci parlerà della Klein, sempre riferita al martire del primo anno di vita. Prima voglio soltanto permettermi due cose che mi sono venute in mente. Uno è Rank, che poi è un gran confuso e che soprattutto lega la nascita all'angoscia come prima manifestazione dell'essere umano quando viene al mondo. Quindi è confuso, però comunque tocca qualche cosa e sarebbe tutto da vedere, e magari c'è voglia di farlo, quale può essere il nesso tra Rank, che dice nascita è traumatica, è un'angoscia, e poi c'è questo essere per la morte dell'essere umano. Quale può essere il rapporto tra Rank e Heidegger, quel filosofo terribile tedesco, che però anche lui ha il merito di aver in qualche maniera nominato la nascita, però parlando di come di una gettatezza, è l'orribile traduzione delle già strane parole heideggeriane in tedesco, cioè come se noi venissimo gettati al mondo come un pacco che non vuole, e però la parola tedesca è anche quella che si usa per parto animale. Quindi, però, e poi ovviamente l'angoscia è un tema caro all'esistenzialismo, e l'essere per la morte è un tema caro anche a Heidegger, quindi sarebbe da vedere. Essere il tempo di Heidegger è il 27, quindi non può essere che ha letto Essere il tempo, il libro principale di Heidegger, ma forse Heidegger ha letto Rank.
dire, oppure come dire, si dice per dogma che non ha importanza, è biologicamente incisiva, ma per lui non dice nulla. Perché non si deve toccare questa cosa? E magari così cerchiamo di trovare qualche risposta, però io penso adesso non la dovrei fare troppo lunga e dare subito la parola a Max, che appunto ci introdurrà in questo mondo un po' complicato dei Melanie Klein, ma voi avete un'attenzione encomiabile, un'attenzione che si sente, quindi insomma riusciremo anche a goderci questo racconto ovviamente critico del pensiero kleiniano. Prego. Allora, successivamente a Freud si svilupparono una serie di orientamenti teorici, molti dei quali cercarono di differenziarsene, puntando l'attenzione sull'influenza che l'ambiente esterno poteva avere sullo sviluppo psichico del bambino, mentre altri continuarono sulla stessa scia della teoria freudiana e quindi concentrandosi sul mondo delle pulsioni. Tutti cercarono appunto di studiare lo sviluppo psichico del bambino, ma nessuno, come abbiamo sentito ad eccezione di Otto Rank, parlò in realtà di questo momento della nascita, un momento specifico della nascita umana. Una linea comune a tutti i teorici, insomma, successivi a Freud sarà quella di considerare il feto e il neonato come due realtà psichiche uguali, come quindi se il momento della nascita in realtà non rappresentasse nessun cambiamento, nessuna trasformazione. Io vi parlerò, se riusciamo, insomma, vi parlerò di entrambi questi orientamenti teorici, altrimenti la psicologia del libro la lasciamo un po' in sospeso. Negli anni 30 si sviluppa, in particolare appunto in Gran Bretagna, la psicoanalisi delle relazioni oggettuali, i cui principali esponenti furono Melanie Klein, Ronald Fairbairn, Wilfred Bion e Donald Winnicott. La convinzione di fondo dei teorici delle relazioni oggettuali riguardava il fatto che le relazioni rappresentavano un aspetto fondamentale per lo sviluppo psichico del bambino e quindi, come dire, per il suo processo evolutivo, per il processo evolutivo dell'individuo. Quindi viene ridotta l'enfasi attribuita all'organizzazione delle pulsioni e compare il concetto di relazione. In particolare, appunto, compare questa dizione di relazione con l'oggetto. Ma ci dobbiamo sicuramente chiedere che cosa si intende per oggetto, un oggetto materiale, una scrivania, un microfono. L'oggetto in senso psicoanalitico può avere due significati. Da una parte indica l'essere umano reale, quindi la madre, ad esempio, il padre. Dall'altra una rappresentazione mentale del bambino, quindi una realtà intrapsichica che il bambino appunto crea da solo con la sua fantasia o fantasticheria, appunto poi vedremo meglio. Nell'ambito di tale orientamento tutti i teorici si differenziarono tra di loro proprio per la concezione della relazione con l'oggetto e in particolare per come consideravano l'oggetto, se appunto un essere umano reale o un oggetto interno. Winnicott e Fairbairn, in particolare, attribuirono maggiore importanza alla madre reale e quindi alle sue caratteristiche interne, cioè ad esempio Winnicott, ma ne sentiremo parlare meglio la prossima volta, parlava di madre sufficientemente buona, cioè quindi di una capacità, la mamma doveva avere secondo Winnicott una capacità di holding, cioè di contenimento emotivo e attraverso la sensibilità, la preoccupazione materna e l'attenzione doveva permettere al neonato un rapporto, quasi doveva fungere da specchio, insomma, per fornire un riflesso al bambino delle sue esperienze psichiche.
Klein invece, vi dicevo appunto, si differenzia da tutti gli altri. Perché? Perché la Klein appunto considera perlomeno la prima realtà psichica, cioè quella che va dalla nascita fino ai 4 mesi, una realtà con un oggetto interno, per cui la madre reale non ha nessuna influenza sullo sviluppo psichico del bambino, un po' come abbiamo sentito prima. Allora, ho pensato di parlare della Klein, abbiamo pensato di parlarvi della Klein perché sicuramente ebbe delle intuizioni rispetto a Freud, cioè cercò di andare oltre la teoria pulsionale classica, ma in realtà, come dire, rimase intrappolata in questa teoria, perché cercò di andare a, diciamo, a vedere che cosa accadeva nelle relazioni, ma comunque non si distaccò molto poi dal pensiero freudiano. E lo vedremo bene, insomma, proprio a proposito della nascita. La Klein, allora, nasce a Vienna nell'82 e nel 1910 si trasferisce a Budapest con i suoi 3 figli dopo la separazione dal marito, ed entra in contatto con la psicoanalisi freudiana perché inizia un'analisi personale con Ferenczi, che era uno dei più cari allievi di Freud, fondatore della società psicoanalitica ungherese. Fu proprio Ferenczi ad incoraggiare la Klein ad occuparsi di bambini e quindi ad applicare la tecnica analitica al lavoro con i bambini, tecnica che fino a quel momento era stata riservata agli adulti, perché Freud non si era mai occupato di bambini. I suoi studi quindi iniziarono osservando il comportamento dei suoi 3 figli, cioè la Klein osservava i suoi figli giocare e iniziò praticamente a considerare il gioco come la chiave d'accesso alla realtà interna. Perché? Perché i bambini, in particolare i bambini molto piccoli, non potevano parlare e quindi non potevano esprimere le proprie angosce, le proprie paure, i propri conflitti interni. Per cui, secondo la Klein, osservando il gioco si poteva andare a vedere la paura, l'angoscia, l'ansia del bambino, e quindi il gioco diventava proprio una tecnica di lavoro. Ok, allora abbiamo sentito prima la citazione che è presente in inibizione sintomo angoscia, in cui veniva affermato appunto che tra la vita intrauterina e l'infanzia vera e propria vi è molta più continuità di quel che non ci lasci credere l'impressionante cesura della nascita. Quindi, appunto, come abbiamo sentito, per Freud la nascita non cambierebbe nulla, non sarebbe un momento di separazione né di trasformazione, e c'è da pensare che questa affermazione in realtà comprenda l'idea che il feto ha già una realtà psichica, un funzionamento psichico, che però non reagisce al parto, al momento del parto, quindi alla nascita. La Klein, in un suo scritto intitolato Il mondo interno del bambino, riprende in una nota la citazione che abbiamo sentito freudiana e afferma, ve la leggo perché è un po' lunga: la prima causa esterna di angoscia la si può rintracciare nell'esperienza della nascita, che influenzerà le prime relazioni del bambino con il mondo esterno. Il dolore e l'afflizione sofferti dal neonato con la perdita della condizione intrauterina sono sentiti da lui come un'aggressione da parte di forze ostili, cioè come una persecuzione. In quanto egli è soggetto a privazioni, l'angoscia persecutoria entra quindi fin dal principio a far parte delle sue relazioni oggettuali. Ora, con questa affermazione sembrerebbe che la Klein si avvicini più all'intuizione di Rank che abbiamo sentito prima sul momento della nascita. Quindi sembrerebbe tracciare, questa citazione, una differenza con il pensiero freudiano, in quanto la Klein parla proprio di privazione, cioè la nascita sarebbe un momento di privazione in cui il neonato perde la condizione precedente e sperimenta una aggressione, una persecuzione. Quindi è interessante questa cosa, perché potremmo pensare quindi che parli di una separazione tra ciò che c'è prima e ciò che c'è dopo? Cioè, questa condizione precedente viene persa. Cosa significa questo? Che la Klein può, diciamo, propone che alla nascita compare qualcosa che prima non c'era?
In realtà no, nel senso che poi in un altro scritto successivo leggiamo questa affermazione: è mia convinzione che il bambino abbia fin dall'inizio della vita prenatale una relazione con la madre che è impregnata degli elementi fondamentali di una relazione oggettuale, cioè di amore, di odio, di fantasie, angosce, eccetera. Quindi, se il bambino, come ci dice la Klein, ma sarebbe corretto in realtà parlare di feto, ha già una relazione oggettuale con la madre, vuol dire che deve già avere la possibilità di entrare in rapporto psichico, per cui deve già avere una psiche prima ancora di nascere. E ancora ci potremmo chiedere che cosa intende la Klein quando afferma fin dall'inizio della vita prenatale. Che vuol dire fin dall'inizio? Quando è questo inizio? Dal concepimento? Dallo zigote? Le prime cellule, prima ancora di diventare un embrione, avrebbero un rapporto psichico con la madre? Cioè proverebbero odio, angoscia, paura, eccetera? Insomma, mi rimane un po' difficile da pensare che delle cellule provino angoscia, comunque. Ok. Quindi questo non è chiaro, dove situi questa cosa non è chiaro. Quello che è chiaro è che teorizza, quindi anche la Klein, una continuità tra la vita fetale e la vita neonatale, quindi non si differenzia per nulla dal pensiero freudiano che abbiamo sentito prima. L'unica differenza è che alla nascita ci sarebbe la comparsa di un'angoscia, angoscia costituzionale, cioè caratteristica di tutti i bambini, fisiologica. Possiamo invece pensare che alla nascita non ci sia angoscia, ma che il bambino proprio alla nascita magari, come dire, compare una realtà psichica che prima non c'era? Quindi questa comparsa in realtà porterebbe il bambino a cercare un rapporto senza nessuna angoscia, ma con una calma interna di base, insomma. Comunque, questo lo sentiremo meglio più avanti. Allora, che cosa accade quindi secondo la Klein a partire dalla nascita in poi? La prima realtà psichica abbiamo visto che per la Klein è una realtà totalmente fantastica, cioè rivolta verso l'oggetto interno, quindi la madre reale non ha influenza sullo sviluppo psichico, non importa se è una madre affettiva, presente, deludente, eccetera. Tanto comunque il bambino fa tutto da solo, quindi anche in questo caso insomma c'è una situazione di direi autismo. Quindi l'oggetto interno da dove deriva? La Klein fa due ipotesi. La prima ipotesi è che sarebbero delle immagini innate del mondo esterno, cioè il bambino già nell'utero avrebbe delle immagini innate degli altri o di pezzi del corpo, per esempio della madre, il seno oppure il pene del padre, eccetera, tutte immagini presenti già nell'utero. Queste immagini poi verrebbero cercate fuori dal bambino per gratificare le pulsioni di amore e di odio con cui il bambino nasce. Quindi la Klein dice che il bambino in realtà percepisce gli altri reali, ma vengono utilizzati semplicemente come una cornice per proiettare e mettere nell'altro queste immagini innate. Sì? Solo per sottolineare quanto è importante tenere presente che l'idea delle immagini innate, che poi facilmente diventano poi pensieri innati, è un fondo un pensiero metafisico, perché da dove deve venire questa cosa, insomma, di avere già un'idea precisa? La Klein non parla da una predisposizione a trovare qualcosa di calmo, animato, che mi fa stare bene, dice proprio il seno della madre, dopo lo dice anche, credo, Bion. Quindi là incontriamo, ma viene infilato, senza penso che gli autori se ne rendano conto, un'idea nella mente umana che alla fine ha una forte dimensione metafisica, oppure i pensieri, le immagini vengono magari spiegate con ipotetici processi ereditari che non solo riguarderebbe il DNA, che peraltro all'epoca loro non si conoscesse, ma proprio contenuti specifici. Cioè, quindi questo è un pensiero che bisogna tenere presente, che è estremamente criticabile, forse bisogna cercare un'origine delle immagini mentali e dei pensieri mentali e poi verbali che non porti per forza a queste cose, insomma, o ereditarie o
Ok, quindi questa era la prima ipotesi rispetto all'origine degli oggetti. La seconda ipotesi che la Klein fa è che gli oggetti sarebbero delle estensioni delle pulsioni stesse, cioè creati dalle pulsioni con cui il bambino nasce. Qui, allora, provo a spiegarmi meglio. Secondo la Klein, il bambino nascerebbe con un io immaturo, disorganizzato, labile, tendente all'integrazione, quindi non sarebbe un io unitario integro, ma un io in realtà scisso. Scisso perché? Perché praticamente è costituito dalla polarità di due istinti, che sono l'istinto di morte e l'istinto di vita. L'istinto di morte è un istinto che tende alla distruzione, al sadismo, alla paura di un annientamento interno, quindi derivante da se stesso, e quindi provoca molta angoscia nel bambino. Come fa il bambino a difendersi? Si deve difendere da questa angoscia, per cui che cosa fa? Si scinde, cioè si divide ulteriormente in due e proietta nell'altro, appunto abbiamo detto l'altro era una cornice su cui mettere qualcosa di sé, proietta nell'altro questo io, questa parte di io che contiene l'istinto di morte, per cui la paura dell'orientamento dell'annientamento interno diventa una paura di un persecutore esterno, perché mettendo l'istinto di morte fuori su un oggetto crea un oggetto minaccioso, persecutorio, spaventoso, quindi crea quello che la Klein chiama il seno cattivo. Quindi abbiamo visto questi primi due meccanismi di scissione, cioè di dividere se stesso, e di proiezione. La parte di istinto di morte che rimane nel bambino viene trasformata da lui, sempre fantasticamente, in aggressività, e questa aggressività gli servirà per difendersi da questo oggetto cattivo persecutorio. Quindi questa sarebbe una parte della realtà psichica del bambino. L'altra parte sarebbe l'istinto di vita, cioè la libido di cui abbiamo sentito prima. La libido è un istinto che tende alla preservazione e invece all'integrazione, quindi preserva la vita. La stessa cosa che accadeva per l'istinto di morte accade per l'istinto di vita, cioè l'io si scinde e deflette l'istinto di vita, lo proietta sull'oggetto esterno, creando in questo momento invece un oggetto ideale, cioè un seno buono che lo nutrirà, si prenderà cura di lui e quindi un oggetto d'amore. La parte di istinto di vita che rimane nel bambino viene trasformata in amore e gli servirà per avere rapporto con questo oggetto ideale. Mi rendo conto che insomma sono dei concetti un po' difficili, però allora abbiamo sentito quindi i meccanismi che intervengono in questa prima fase di sviluppo, che appunto poi vedremo dura fino ai primi 3-4 mesi di vita, che sono la scissione e la proiezione, ma la Klein parla di un altro meccanismo difensivo che è appunto l'introiezione. L'introiezione sarebbe per la Klein un processo inconscio fisiologico allo sviluppo normale, cioè tutti i bambini metterebbero in atto questo meccanismo difensivo naturalmente. Che cosa vuol dire introiezione? Vuol dire che il bambino proietta, abbiamo detto, il seno cattivo, l'angoscia, l'istinto di morte, e tende ad introiettare, cioè a mettere dentro di sé l'oggetto ideale che lui stesso ha creato, perché l'oggetto ideale, abbiamo detto, è preservatore di vita, è un oggetto d'amore, quindi fantasticando di metterlo dentro di sé, diciamo, il bambino accrescerebbe la sua realtà interna buona. Quindi la Klein parla di un meccanismo fisiologico. Io avevo pensato appunto di proporvi che forse in realtà non è, potremmo pensare che questo meccanismo di difesa sia un meccanismo patologico, cioè che se avviene l'introiezione vuol dire che c'è già accaduto un incidente di percorso nel rapporto tra il bambino e la madre. Perché per quale motivo dobbiamo pensare che il bambino ha bisogno, no, di introiettare, cioè di mettere l'altro dentro di sé? Tra l'altro la fantasticheria di introiezione presuppone, come dire, una fantasticheria di mordere, di spezzettare l'altro per mangiarselo in qualche modo e farlo diventare una parte di sé. Quindi
io direi che appunto se accade l'introiezione vuol dire che c'è stata una delusione protratta nel rapporto con la madre che ha creato la rabbia, e la rabbia, diventando insostenibile, provoca questa necessità di fantasticare, di mettere l'altro dentro di sé. Quindi ci tenevo a dire che non è un meccanismo tipico di tutti i bambini, ma interviene se il rapporto è deludente. Questo mi sembrava importante dire. Ok, questa prima fase dello sviluppo di cui vi ho parlato appunto dura fino ai primi 3-4 mesi e viene chiamata posizione schizoparanoide, perché lo stato dell'io è uno stato di scissione, come abbiamo visto, cioè l'io è scisso, frammentato, quindi schizoide, e l'angoscia è un'angoscia persecutoria, psicotica, di annientamento, quindi è un'angoscia paranoide. Qui vorrei fare appunto una precisazione, perché se voi sfogliate qualsiasi manuale di psichiatria troverete una definizione, la definizione del termine scissione o dissociazione mentale. Io ho preso il Sarteschi, che è un manuale molto conosciuto. Il Sarteschi definisce così la scissione: separazione o isolamento o discordanza delle funzioni psichiche, con conseguente frammentazione dello psichismo, cioè perdita dell'unità della vita psichica, frammentazione delle sue diverse componenti, ad esempio intellettuale, affettiva, linguistica, eccetera. Quindi il Sarteschi, o in qualsiasi manuale, troverete che la scissione o dissociazione in realtà è un sintomo di una grave malattia, che è appunto la schizofrenia, cioè la caratteristica di una realtà mentale, è una realtà mentale scissa, frammentata, quindi non c'è un io integro, ma spezzettato, le varie componenti, il linguaggio, l'affettività, eccetera, funzionano un po', diciamo, ognuna per conto loro. Quindi questo ci fa pensare che la Klein consideri la natura umana fin dall'inizio malata, cioè il bambino nasce schizofrenico per la Klein, nasce scisso, malato, per di più con l'angoscia, con l'odio nei confronti della madre, del seno, eccetera. Quindi, infatti, la Klein considera questa posizione schizoparanoide come il prototipo di successive manifestazioni cliniche evidenti di malattia, quindi di schizofrenia. Pian piano che si va avanti nel corso dei mesi, questa prima fase di sviluppo lascerà il posto ad un'altra fase che viene chiamata la posizione depressiva. Perché? Allora, che cosa accade in questa posizione? Finalmente compare la madre reale, che per i primi 4 mesi non esisteva. In questa fase compare la madre reale, perché che cosa accade? Che le esperienze gratificanti provenienti proprio dalla madre reale devono, come dire, prevalere sulle esperienze negative. Quindi quanto più la madre è presente, affettiva, attenta, eccetera, tanto più il bambino inizierà a credere nel prevalere dell'oggetto buono, quindi del seno buono, per cui introietterà, metterà appunto in atto il meccanismo dell'introiezione per mettere dentro di sé questo oggetto buono, e quindi l'io del bambino sarà sempre più integro, per cui diminuiscono i meccanismi di scissione e di proiezione, che non servono, perché c'è meno istinto di morte, c'è meno angoscia. E contemporaneamente il seno buono e il seno cattivo vengono integrati dal bambino, cioè il bambino per la prima volta nella sua vita, a 4 mesi, si rende conto che esiste la madre. Secondo la Klein. Secondo la Klein, certo, questo ci tengo a precisarlo, vi sto sempre parlando della teoria della Klein, che insomma non condivido e non condividiamo. Ok, quindi questi due oggetti vengono integrati in un unico oggetto, che è la madre. Quindi il bambino si rende conto che è la stessa madre, che a volte è buona e a volte è cattiva, a volte è seno buono e lo nutre, a volte è seno cattivo ed è assente, per esempio, o deludente. Quindi che cosa succede? Che compaiono praticamente dei nuovi sentimenti, che sono la gelosia, perché ad esempio il bambino si accorge che la madre ha dei rapporti indipendenti da se stesso, quindi non è sempre presente solo per lui. Compare l'ambivalenza, che è praticamente perché? Perché il bambino si rende conto che ha cercato di distruggere in realtà la madre. Quando cercava di distruggere il seno cattivo, di aggredirlo, divorarlo, eccetera, in realtà era la stessa madre che lui aggrediva. Quindi compare un senso di colpa incredibile
e un'angoscia depressiva, per questo si chiama posizione depressiva. Quindi non c'è più l'angoscia schizoparanoide di essere distrutto dall'altro, ma c'è un'angoscia di aver distrutto l'altro, e quindi un'angoscia depressiva, un senso di colpa fortissimo. Per cui come può il bambino uscire da questo stato di angoscia depressiva? Compare un desiderio fortissimo di riparazione, cioè il bambino, sempre nelle fantasticherie appunto onnipotenti, può desiderare di ridare la vita all'oggetto d'amore che precedentemente aveva tentato di distruggere. Quindi si mettono in atto questi desideri di riparazione e il bambino, diciamo così, è immensamente grato alla madre per in realtà esistere ancora. Ok, quindi che cosa dice in sostanza la Klein? Praticamente la Klein afferma che le due posizioni, la posizione schizoparanoide e la posizione depressiva, in realtà non verranno mai del tutto superate ed elaborate dal bambino, ma si alterneranno in continuazione per tutta la vita. Quindi il bambino potrà solamente soffrire o di un'angoscia persecutoria e quindi difendersi dagli altri, o di un'angoscia depressiva alternata appunto a momenti di desiderio di riparazione. Per cui non solo questo povero bambino nasce schizofrenico, ma non ha nessuna speranza di diventare sano, cioè di essere un essere umano sano. Qui allora volevo fare un'ultima riflessione sul concetto di fantasia inconscia, che appunto è un concetto, è una nozione centrale nella teoria kleiniana, perché indica tutto quel mondo immaginario e i suoi contenuti che sostengono appunto il mondo interno del bambino. Quindi sempre per la Klein la fantasia interna ha un ruolo molto importante. Lei parla proprio di fantasia inconscia. Che cosa sarebbe questa fantasia? Secondo la Klein, la fantasia sarebbe una funzione dell'io, cioè derivante dagli istinti, e in particolare la fantasia inconscia si mette in moto perché c'è l'istinto di morte che provoca angoscia, per cui per sfuggire a questa angoscia si mette in moto la fantasia e crea l'oggetto cattivo, il seno cattivo da cui deve difendersi. Quindi, secondo la Klein, la fantasia inconscia sarebbe un'operazione mentale che va a creare un oggetto persecutorio, minaccioso, terrificante per il bambino. Forse possiamo pensare che non dobbiamo proprio parlare di fantasia, ma piuttosto di fantasticheria, perché la fantasia è in realtà un pensiero derivante da una realtà interna sana, è un pensiero creativo che ha rapporto con l'altro, mentre la fantasticheria più propriamente è un pensiero malato che non ha rapporto con la realtà dell'altro, proprio come la Klein considerava il bambino che non aveva rapporto con la madre nei primi mesi di vita. Quindi sarebbe forse più corretto parlare di fantasticheria. Una piccola così nota biografica che abbiamo pensato fosse importante dirvi è che la Klein ha sofferto per tutta la sua vita di profondissime crisi depressive, definite crisi depressive, poi in realtà non sappiamo se fossero veramente crisi depressive o peggio, insomma. E uno dei suoi tre figli, se non sbaglio il figlio maschio, è morto suicida, cioè in circostanze non ben comprensibili, comunque insomma si è parlato sempre di suicidio. Quindi la riflessione che volevamo fare era questa, cioè se la Klein aveva questa idea del bambino, che il bambino nasce schizofrenico, nasce con la rabbia, vuole attaccare la madre, il seno, eccetera, questo bambino come può crescere, insomma, no? Come si rapporta al figlio? Uno dei suoi tre figli appunto è morto suicida, quindi forse questa cosa ha un senso, insomma. Forse la psicologia dell'io non è il caso di farla oggi, perché insomma sono concetti molto... Sì, la Klein disgruma, dissocia, è dissociante, quindi sì, ho finito.
grazie moltissimo alla dottoressa Fabi. Chi non ci conosce si è reso conto che non siamo dei teorici, veniamo tutti dalla clinica, quindi siamo tutti psichiatri, psicologi che lavorano tosto con la psicoterapia, quindi la nostra natura, la formazione clinica si nota sempre. Venendo in macchina avevamo detto che forse volevamo un attimo chiudere con un riferimento a quel discorso della scissione, cioè, perché il problema della Klein è che lei quello che lei vede, quello che ha scoperto, non è che sono fantasticherie sue, nel senso i sogni in cui ci sono scissioni, frammentazioni o cose veramente toste da immaginarsi, ci sono. Il problema di fondo è questa la fisiologia o una patologia? Mettiamo che lei teoricamente fosse una donna che avesse, diciamo, problemi psichici, non stesse affatto bene, poi ai suoi figli, i figli in qualche maniera avranno a nostro avviso reagito a questa male che non stava tanto bene per qualsiasi motivo fosse, e quindi, come dire, se lei poi analizza i suoi figli che non stavano bene a loro volta, vedeva qualche cosa che era fisiologia o era già un'alterazione patologica? Quindi, come dire, noi come dire, in qualche modo usiamo alcune sue osservazioni cliniche e non possiamo dire che la scissione non esiste mai nella mente umana, ma il quesito fondamentale è: cominciamo tutti così? Cioè lei teorizza un io che è per sua natura frammentato e che rischia di frammentarsi ancora di più. Ma non possiamo pensare che magari l'io originale magari molto fragile, ma non è originalmente frammentato, poi a seconda che rapporti incontri ti frammenti di più. Questa è una cosa fondamentale. Per fare un esempio della scissione che esiste, cioè quella classica, luogo comune, per esempio, le donne si dividono in madonne e puttane, no? Ci sono un immaginario non solo maschile ben preciso, speriamo che sia definitivamente separato, ma fino a qualche tempo fa c'era, no? C'era la mamma, che è la Madonna, da una parte, e tutti gli altri erano pochi di buono, insomma, è una classica scissione tra oggetto idealizzato, che anche quella è una fantasticheria, che non esistono donne idealizzate, e le donne invece persecutorie, no? Che appunto sono le cattive. Quindi questo è un classico processo di scissione che c'è. O per esempio un'altra cosa, la Klein famosa per la descrizione, quello che lei ha chiamato la toilet breast, come immagine onirica. E molte volte noi sentiamo sogni, e scusate che non sono molto appetitoso, però insomma in cui appunto c'è un water che non è esattamente pulito. Ed è, come dire, una realtà in cui la persona vive il rapporto magari con noi come un andare e, come dire, scaricare le proprie scorie al bagno, insomma. Ma è perché ogni bambino nasce così, che vive il seno come luogo dove scarica le proprie cose violente, le proprie feci, le cose che non può tenere in sé. È proprio così fisiologico, oppure la persona è arrivata a questo punto di vivere un rapporto interumano come l'altro fosse un contenitore per le mie cose nefaste, il seno nero in cui butto le cose che poi diventa persecutorio, è sempre così, oppure ci sono state delle delusioni e noi nella terapia dovremmo cercare di far sì che la persona viva un rapporto che non è così deludente, e quindi dal water pieno di robacce invece arriva a cose, immagini molto più umane. E l'educazione serve a far sì che come dire, il bambino possa in qualche modo vivere tutte queste angosce persecutorie, ma intanto anche il maestro più la maestra più amorevole non ci può fare niente, oppure no, quando un bambino arriva a fantasticare cose sta già male, mentre un bambino che non sta così male non ha immagine, non ha fantasia di questo tipo, invece magari ha parecchia fantasia. Ecco, questi sono un po' i quesiti che ci ponevamo e che cercheremo poi di affrontare anche la prossima volta, ma intanto ancora moltissime grazie.
adesso possiamo fare due cose, di cui la prima è se qualcuno ha delle domande, ovviamente i relatori, se per chi sono sfuggiti invece non dovrebbero, potrebbero insomma così affrontare il portone di esecuzione e rispondere alle vostre domande. Magari ci sono delle cose non chiare o che volete chiarire, questo possiamo vedere se c'è una curiosità di questo tipo. Qualcuno ha il coraggio, la voglia di lanciarsi, insomma, di fare qualche domanda? Avido la faccia mezza disponibile? No. Anche i relatori, non è? Se no, come dire, magari siete spesi da tutte queste cose dette non fatte, i relatori mi sembrano insomma molto contenti, poi si prendono bel caffè, allora direi chiudiamo per oggi, l'invito carinissimo a mettere alla prossima volta. Solo gli studenti che sono venuti qui per il punto credito di qualsiasi facoltà dovrebbero fermarsi un attimo, perché dovrebbero fare questo quizzino, insomma, del tutto formale. Ok, allora vi ringrazio e spero di vedere molti di voi anche la prossima volta.